Amici di Punto Calcio, buonasera. Torniamo con un video perché nel pomeriggio sono successe un bel po' di cose. Allora, alle 16:10 una nota dell'US Lecce comunica l'esonero di Fabio Liverani dall'incarico di allenatore di prima squadra del Lecce, appunto. Un fulmine al ciel sereno sotto certi aspetti, perché nessuno comunque si aspettava un esonero dell'allenatore che comunque in 2 anni aveva portato la squadra salentina dalla Serie C alla Serie A nell'arco di 2 anni, doppia promozione dalla CB e dalla B alla A. Restano da capire i motivi che hanno portato la dirigenza salentina a esonerare Liverani. Liverani che comunque non aveva fatto male quest'anno. Il Lecce era andato a giocarsela ovunque, con chiunque, aveva offerto dell'ottimo calcio. Retrocesse l'ultima giornata, dopo che il Lecce aveva comunque perso in casa con il Parma, non sarebbe cambiato poco perché il Genoa stava vincendo nettamente il primo tempo già con la Fiorentina. Una retrocessione che secondo me poteva evitarsi, perché il Lecce comunque aveva meritato, secondo me, di restare in Serie A, vista la mole di gioco e il tipo di gioco offerto. Ripeto, è andata a giocarsela ovunque e con chiunque. Restano, ripeto, da capire i motivi che hanno portato a questa decisione. Vediamo ora chi subentrerà a Liverani alla guida della squadra, che ricordiamo che farà il campionato di Serie B. È che il 23 agosto c'è il raduno in sede. Vediamo un po'. Poi l'altro fatto di stamattina, sempre in casa giallorossa, le dimissioni di Palaia, storico monumento giallorosso, responsabile dell'area sanitaria del Lecce, che ha dato le dimissioni. Invece Palaia, giustificando, dando il motivo delle proprie dimissioni, lui parla di un aperto contrasto con quello che era fino a stamattina l'allenatore Liverani, parlando di contrasti tra appunto Palaia e Liverani per la gestione degli infortunati. Tra l'altro, l'USS ha rilasciato una nota in cui non sono molto piaciute i toni e forse i modi delle dichiarazioni di Palaia. Vedremo un po' di saperne di più e capire cosa è successo in un caso e nell'altro. Passiamo all'altro fatto di stamattina. Come io avevo detto nel video di presentazione, per chi l'ha visto, avevo detto che avrei dato un occhio particolare a Lecce e Palermo, semplicemente per il fatto perché io sono nato a Palermo e a Lecce perché è qui dove abito ora, in un paese vicino comunque Lecce. E dunque stamattina, alla favorita, al stadio Renzo Barbera, come si dice ora, è stato presentato il nuovo tecnico del Palermo, invece, Roberto Boscaglia. Una vecchia conoscenza, dato che Boscaglia comunque ha cominciato a Palermo come centrocampista prima di intraprendere la carriera di allenatore. Boscaglia ha cominciato ad allenare tra l'altro, ha allenato parecchio l'Agragas. L'Alcamo, vincendo sia con una che con l'altra la Coppa Italia di eccellenza. Poi ha vinto un campionato con la Nissa di Caltanissetta nel 2007-2008. 2009 l'approda a Trapani, buon primo anno. Nel 2010 si gioca il campionato con il Latina che vince il campionato, mentre il Trapani andrà a vincere poi la finale playoff contro l'Avellino. Questo gli vale la panchina d'argento per la categoria. Nel 2010 invece vince il campionato, arrivando primo proprio davanti a Lecce, vincendo lo scontro diretto qua a Via del Mare per 2-1. In quel Trapani, ricordo il fratello di Mancosu, segnò tantissimo quell'anno. Poi con alterne fortuna girovagato un po' tra Brescia, Novara, con la Virtus Entella. Ripeto, alternando momenti sì, momenti no. E oggi il suo approdo a Palermo, una società comunque ambiziosa, che si è data 3 anni per provare a portare il Palermo in Serie A. L'anno scorso la vittoria
congelata, tra virgolette, per l'emergenza Covid, come sappiamo. Gli passa comunque la promozione in Serie C, campionato che sarà durissimo, visto comunque le squadre che ci saranno, tipo Perugia, tipo Catania, Bari. Sarà un campionato interessantissimo, con dei campi belli, tosti. Sarà veramente interessante il campionato di Serie C dell'anno prossimo. Boscaglia usa il modulo 4-3-1-2 con il rombo. Resta da vedere un po' il mercato che farà il Palermo, perché ancora la squadra è un po' incompleta. E niente, vediamo un po' come si svilupperanno le cose. Arrivederci a tutti.